trying to find out sane. Then nothing else matters, everything just pales within. Partita cominciata, pubblico in delirio, atmosfera fantastica quest'oggi. Sono certo che la sfida sarà all'altezza della situazione, qui c'è tutto, la qualità tecnica, il gioco di squadra, la forza dei singoli, insomma emozioni in arrivo già da questi primi minuti. Il portiere ha battezzato il pallone che è uscito senza grossi problemi. Colpisce con violenza. 1-0, grande partenza, vantaggio subito pesante. Eccoci qui, gol e 1-0, un vantaggio fondamentale. Pallone buttato. Può calciare. Sarà soltanto rimessa laterale. Opportunità ancora. Occhio al movimento in mezzo. Intervento corretto secondo l'arbitro che lascia proseguire. C'è una buona pressione offensiva. Sarà ancora una volta rimessa laterale. Opportunità per spingere lateralmente. Ci prova da fuori. Grande presa nel portiere. Era al posto giusto e ha chiuso. Servito molto bene. Minuti sul cronometro del primo tempo. Smitser. Occasione in area. Portiere tocca sul fondo. Buono salvataggio del portiere che deve concedere un calcio all'angolo. La mette in mezzo. Difesa fin qui molto solida in area di rigore. Buono il recupero. Occhio al cross, cerca l'impari. Tiene bene qui il pallone, può andare. Pallone riconquistato. Calcio di punizione che può essere davvero molto importante per la squadra. Questo è un calcio. Portiere afferra con sicurezza. Scocca il tiro. L'arbitro segnala la fine del primo tempo. Entrambi gli allenatori sicuramente vorranno parlare della prestazione, cambiare magari anche qualcosa. Credo che l'allenatore sarà molto soddisfatto di come stanno andando le cose fino a questo momento. Ora però comincia la ripresa, devono controllare la situazione. Continuano a mantenere il possesso di palla, ci sono grandi doti di palleggio. Adesso pallone nuovamente tra i suoi piedi. Prova il tiro, non è andata, palla sul fondo. Non è riuscito a coordinarsi bene su questo tiro, ma è stato un buon tentativo. Riceve bene il pallone. Tira senza problemi, tra le braccia.
Sale il portiere. Se n'è andata un'ora di gioco. Adesso stanno controllando la partita, gli avversari sembrano in evidente difficoltà. Occhio al tocco dentro. E crossa il pallone. Van den Bell. Trovato benissimo dal pallone filtrante. Van den Bell. Gutierrez, pericolo, non è riuscito a bloccarla, però non ha corso ai rischi allungandola in angolo. Cross in area, Macco, non ci siamo, conclusione fuori misura. Mancano 5 minuti alla fine della partita, un solo gol a dividere le formazioni. Gutierrez, ottima combinazione. Ci sarà un altro calcio d'angolo. Pallone perfetto per un colpo di testa. Che ingenuità, palla persa. Arriva il fischio finale, la partita si chiude qui. Ce l'hanno fatta, una grande vittoria, sono riusciti a prevalere sugli avversari e ovviamente i tifosi festeggiano. Un boato vero e proprio accompagna il fischio d'inizio, ci attende una sfida emozionante. Ci sono ovviamente tutte le condizioni perché la partita possa regalarci emozioni quest'oggi. Va a cercare un buon cross. Van den Berg. Eccellente lettura, è buono il recupero.
pescato benissimo dal compagno. Palla perfetta in mezzo. Perfetta lettura difensiva, chiude l'opportunità. Buona posizione. Impatta bene di testa verso la rete. Il corpo all'indietro, il pallone si impegna, nessun problema per il portiere. Tutti a caccia del pallone. Manca un quarto d'ora alla fine della prima frazione. Palla fantastica. C'è ancora lo sputo, cerca il cross. Ottima prestazione della difesa anche in questo caso. Recupero comodo. Deve calibrare bene il cross. Cross al centro. Può arrivarci di testa. L'ha controllata. L'ha lasciata tirare sul fondo. Si è reso conto di averla colpita male. Avrebbe dovuto segnare da quella posizione. Concesso il calcio di punizione, c'è il fallo. Siamo abbastanza vicini per cercare la porta. Hanno chiuso bene. Buona posizione. Pericolo in area. Palla liberata. Siamo arrivati alla fine del primo tempo, ovviamente l'occasione per riposare, per recuperare energie in vista della ripresa. Un primo tempo intensissimo. Le squadre si sono affrontate a viso aperto. Sarà il caso di fare... Ecco il calcio d'inizio della ripresa, possono essere 45 minuti di grande calcio. Vedremo se in questa ripresa ci saranno più occasioni. Gli attaccanti nel primo tempo sono stati davvero molto isolati. Lo ferma benissimo Jaric. Posizione molto interessante. Altra possibilità con questo calcio d'angolo. Palla in mezzo. Colpo di testa verso la porta. Ci prova, buon tiro, termina fuori misura. Ha sorpreso la difesa con un movimento in anticipo, ma è mancata la precisione. Sta per arrivare una doppia sostituzione. Penso che sia stato sostituito perché non è mai riuscito a rendersi pericoloso nonostante le occasioni avute. Adesso c'è un nuovo possesso di palla. Viene toccato duro, punizione. L'arbitro si avvicina e qui può esserci il cartellino che infatti arriva. Cartellino giallo. Siamo quasi nel quarto d'ora finale. Cerca lo spazio. Ed è autogol. E adesso vedremo se manterranno la stessa attenzione dopo questo gol. Il gol che stavamo aspettando è finalmente arrivato.
nessuna delle due squadre aveva mostrato finora debolezza in difesa. Conquista un nuovo possesso di palla, una nuova occasione, attenzione al cross. La difesa libera ancora, meno di 600 secondi. Intervento completamente in ritardo. Grande azione difensiva. Arriva il fischio finale, il campo ha parlato. 90 minuti di grande intensità, di grande concentrazione, solidi dietro, è bastato un lampo. Just the monkeys who fell out of the trees. We are blisters on the earth. We are not the flowers with the strangling weeds in the meadow. And love is just our way of looking out for ourselves when we don't want to live alone. So step into the vacuum, tear off your clothes and be born again. Pretend that you're alone now and everything's gone. Just animal reflexes. Si parte, sarà sicuramente una sfida, un test molto interessante per queste due squadre. Ogni preoccupazione della vigilia è stata azzerata al momento del fischio d'inizio. Basta sentire l'atteggiamento straordinario dei tifosi che vogliono sostenere la squadra in un momento così importante. Emery. Grande attenzione, il difensore recupera palla. Selçuk Sahin. Adesso pallone nuovamente tra i suoi piedi. Van den Berg. Gutierrez. Benissimo. Ecco Van den Berg. Brutto passaggio. Roberto Carlos. Palla in mezzo. Crossa. Si apre sulla fascia. Lugano. C'è una buona circolazione di palla fra i difensori, del resto hanno tutti buone qualità di palleggio. 1-0, è arrivato finalmente il gol del vantaggio pesante. Non so cosa stesse pensando il portiere, avrebbe dovuto vedere l'attaccante, invece si è fatto. 1-0 dunque è un risultato che fa sperare bene. C'è ancora tempo prima della pausa, mi sembra presto per tirare i remi in barca. Controllato senza problemi questo pallone. Roberto Carlos.
verso la rete. Qui il portiere non è stato perfetto, non riesce a bloccare, ma c'è il rinvio decisivo del difensore. Tocco senza precisione qui. Ancora un minuto da giocare prima del fischio finale. Sarà perfetto qui l'intervento. Siamo arrivati alla fine del primo tempo, ovviamente l'occasione per riposare, per recuperare energie in vista della ripresa. Che calcio da manuale, amici. Ma non devono... A inizio del secondo tempo devono difendere il vantaggio, continuare con questa personalità. C'è una buona circolazione di palla, ma si fatica a costruire occasioni vere. Conquista molto bene il possesso di palla. Emre. Roberto Carlos. Le punte adesso si stanno muovendo bene, stanno entrando di più nel vivo dell'azione. Serve un episodio favorevole. Occasione per il contropiede. Cross che può essere molto interessante. Sale in cielo di testa. Non è andata. Palla sul fondo. Amici, ma come ha fatto? Da quella posizione era un gol certo. Questo pallone continuano a mantenere il possesso di palla, ci sono grandi doti di palleggio. Lugano, Roberto Carlos è riuscito a mantenerla, si alza la bandierina, posizione irregolare. L'allenatore sta per mettere in campo due nuovi giocatori. Forse l'allenatore ha pensato che non ha reso come nelle sue capacità e per questo lo ha sostituito. Tocco prudente al portiere. Jaric, buona azione manovrata, ancora qualità di palleggio. Stiamo entrando nell'ultimo quarto d'ora. Elegante ancora il controllo di palla, grande fluidità di manovra. Adesso pallone nuovamente tra i suoi piedi. Ottimo recupero del pallone. Pallone buttato. Provare ancora il cross, può andare al tiro, tiro, pallone alto, c'è bisogno di maggiore precisione. Ha saltato un avversario, si è presentato in area, peccato che poi abbia fallito la conclusione. Grande intervento del difensore che ferma l'attacco, cerca il numero, opportunità per spingere lateralmente. Può provare. Adesso c'è la possibilità per il cross. Rinvia bene di testa il difensore. Ecco il fischio, è finita. Ce l'hanno fatta una grandissima vittoria, la gioia dell'allenatore, quella dei giocatori e ovviamente il pubblico che può festeggiare la squadra.